Pensieri che fanno pensare. Stando in chiesa, al mio posto, ho visto come sempre passare davanti a me tanta gente. Ho pensato, tutti hanno Dio in loro e non se ne accorgono. Più che pensare ho detto, Dio, ti adoro in queste tue creature. Io vedo soltanto la busta. La lettera è nascosta. Le buste sono di tutti i colori, sono brutte, belle, consumate, anche sporche, ma il tesoro dentro è meraviglioso. Non esistono aggettivi per dire il valore, la preziosità del contenuto in ogni busta. La busta che oggi contiene, proteggendo e facendolo anche brillare di più, questo contenuto, alla fine si corromperà, ma il tesoro resterà in eterno, bello, sano, risplendente. Dopo la risurrezione finale non ci saranno più buste, o meglio, diventeranno un tutt'uno col tesoro, che chiamiamo corpo spirituale. Dobbiamo aspettare questo nostro domani. Oggi abbiamo una sola persona col corpo spirituale, è Maria. Dove sta? Entriamo nel discorso sull'eternità. L'attesa è uno stato di vita condizionato dal tempo e lo viviamo nello spazio, terra. L'eternità non è condizionata da nulla. Tempo e spazio che Dio ha creati per noi sono una preparazione all'eternità. Un domani, anzi, subito dopo la morte, che chiamiamo temporale, non abbiamo termini per definire questo domani. Entriamo nella vita. Anche qui è improprio dire che entriamo perché già viviamo. Sulla terra siamo all'inizio della vita che non finirà mai. Meglio dire, vivremo l'eternità. Non abbiamo termini. Non ci saranno termini o spiegazioni. Vivremo e basta. Ciò che viviamo su questa terra è solo una scintilla di eternità che si svilupperà secondo un progetto di Dio che vuole sia condizionato anche da noi stessi, almeno per la maggior parte del tempo prima dell'eternità. Uno di noi è una scintilla di eternità che ha cominciato ad esistere appena concepiti, come le scintille che escono da un gran fuoco, ma è improprio anche qui questo paragone. Allora, eternità che cos'è? Non è una cosa o uno stato di vita. Sono termini che, per quanto diciamo poco, ci fanno capire che entriamo in quello che chiamiamo mistero. Possiamo unire insieme questi termini, mistero, Dio, amore, eternità, vita. E noi? Noi siamo come una lettera di Dio, oggi in una busta. Il suo contenuto in pienezza e nei minimi dettagli li conosce solo lui. Possiamo dirci scintille di amore o del suo amore. Siamo scintille luminose che escono da chi? Da che? Non escono, ma fanno parte. Sono anche nere che si illuminano o luminose diventano nere. Ma qui tocchiamo l'argomento tempo, meglio fermarci. Adoriamo questo mistero e basta.